Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono scalogno, olio, riso, dado vegetale bimbi, vino bianco, limone, scorza e succo, burro, sale, prezzemolo, panna da cucina, parmigiano grattugiato e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno, la scorza di limone e li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il riso. Lo facciamo tostare per un minuto, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1 senza misurino. Aggiungiamo l'acqua, il dado, sale, mescoliamo bene con la spatola. Ed azioniamo il bimby per 9 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il succo di limone. E continuiamo la cottura per 4 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere la panna da cucina. Il burro. Il parmigiano. Mescolare con la spatola. Azioniamo il bimby per 2 minuti, antiorario, velocità soft, senza temperatura. Il risotto è pronto. Spolverizzare con del prezzemolo e servire. Risotto al limone. Grazie e alla prossima ricetta!